Allenarsi due volte al giorno è possibile e soprattutto conviene al ciclista? Scopriamolo dopo la sigla. Allenarsi due volte al giorno è possibile e soprattutto perché farlo? Conviene al ciclista? Vediamo un attimo come organizzare e capire se questa strategia di allenamento dell'allenamento due volte al giorno può avere senso o meno per noi. Partiamo dal presupposto che la variabile più importante è stato visto da numerosi studi e anche dalle evidenze empiriche degli allenatori e degli atleti stessi. Negli sport di endurance è il volume di allenamento, cioè quanto tempo passo a fare il mio sport. Più tempo passo a praticare il mio sport, più ho possibilità di eccellere in tale sport. Questo perché? Perché andiamo a stimolare andiamo a stimolare degli adattamenti fisiologici specifici per il nostro sport. Si dice che il corpo si struttura per la funzione che gli facciamo fare. Più tempo passiamo in bici, più il nostro corpo strutturerà la propria struttura e la propria funzione per andare in bicicletta. Quindi il volume di allenamento sicuramente è una delle condizioni e una delle variabili principali. Allenarsi due volte al giorno ha sicuramente dei vantaggi. Il primo è quello che permette di aumentare il volume di allenamento. Infatti, allenarsi due volte al giorno permette di incrementare il volume di allenamento senza però andare a sacrificare il tempo per sedute molto lunghe. Se per esempio in settimana noi non abbiamo la possibilità di fare delle uscite da 4-5 ore, però potremmo fare magari prima di andare al lavoro un'uscita da 2 ore e mezza e la sera un'altra uscita da 2 ore e mezza. Il volume di allenamento sarà lo stesso. Nel corso del tempo avremo sicuramente aumentato il volume di allenamento. Un altro vantaggio di allenarsi due volte al giorno è migliora l'adattabilità del sistema nervoso. Il sistema nervoso è quella cosa che attiva i muscoli e più tempo noi passiamo a pedalare, più il sistema nervoso dà il via a quello che si chiama greasing the groove, cioè ci sarà il sistema nervoso si strutturerà attraverso la neuroplasticità, modificherà la propria struttura per far sì che i muscoli vengano attivati in maniera più fluida, più funzionale per il gesto della pedalata. Migliorerà la coordinazione intramuscolare, cioè l'attivazione delle fibre muscolari di ogni muscolo, e la coordinazione intermuscolare, che non è altro che il dialogo, chiamiamolo così, fra i vari muscoli del nostro corpo volto al gesto della pedalata. C'è un principio che è il principio di Hebb, che dice che due neuroni che mandano impulsi simultanei si fondono insieme, diventano più forti. Quindi, se i miei neuroni passano il tempo a inviare potenziali d'azione, cioè impulsi elettrici, ai muscoli per farli attivare per la pedalata, si struttureranno e io diventerò sempre più bravo in quel gesto. Un altro aspetto dell'allenarsi due volte al giorno che è ottimale e che permette di migliorare la resistenza aerobica, soprattutto perché permette di aumenta e migliorare la capacità di combustione dei grassi. Il nostro corpo ha la possibilità di utilizzare sostanzialmente due carburanti, chiamiamoli così, per produrre energia. Uno è il glucosio, lo zucchero, che viene preso dal glicogeno muscolare, l'altro sono gli acidi grassi che vengono presi dal tessuto adiposo. Gli acidi grassi vengono utilizzati quando l'intensità è bassa, mentre il glucosio viene utilizzato in maniera principale quando l'intensità è alta. Ovviamente questa cosa non è un on-off, c'è una quota parte di carboidrati, una quota parte di acidi grassi che viene utilizzata in contemporanea. Ovviamente maggiore l'intensità, maggiore la quota di carboidrati, minore quella di acidi grassi, minore l'intensità sarà il contrario. Se io vado ad allenarmi due volte al giorno, sicuramente andrò innanzitutto ad allenarmi a un'intensità più bassa e quindi stimolerò tutti gli adattamenti funzionali alla potenza lipidica, cioè alla capacità di generare ATP attraverso l'uso degli acidi grassi. Dall'altro lato,
Questa è una strategia molto utilizzata dai maratoneti che si allenano al mattino, poi durante la giornata non reintegrano i carboidrati, quindi arrivano la sera con le scorte di glicogeno già basse, ricominciano un altro allenamento. Questo fa sì che si trovino già in una condizione di depressione del glicogeno che favorisce l'uso degli acidi grassi e si vanno a stimolare quindi dei miglioramenti a livello della potenza lipidica e soprattutto ci si abitua a quella condizione che avviene durante gli sport di endurance dopo 2, 3, 4 ore in cui il glicogeno viene depleto. Un altro vantaggio dell'allenarsi 2 volte al giorno è che si evita il concurrent training. Il concurrent training è quella situazione in cui io alleno forza muscolare e resistenza aerobica nella stessa seduta. Purtroppo questi 2 allenamenti vanno a sviluppare delle risposte biochimiche molto simili, senza entrare in AMPK, mTOR, che sono le molecole che poi vanno in concorrenza fra di loro. Diciamo che la resistenza aerobica e la forza muscolare allenati nella stessa seduta tendono a diminuire i benefici e gli adattamenti di entrambe le sedute. Allenarsi 2 volte al giorno evita questa cosa, perché è stato visto che se facciamo passare 6 ore tra un allenamento di forza e un allenamento di resistenza, nello stesso giorno il concurrent training si elimina. Ovviamente non è tutto oro quello che luccica, ci sono anche degli svantaggi. Perché non dovresti allenarti 2 volte al giorno? Perché aumenta il rischio di infortuni. Se io passo ad allenarmi 1 volta al giorno, e qui sotto in descrizione ti metterò il link sul video, ci si può allenare tutti i giorni. Se io mi alleno 2 volte al giorno di colpo, do il doppio dello stress ai miei muscoli, ai miei tendini, alle mie cartilagini. Il rischio che questi tessuti vadano in sofferenza è molto alto, perché un muscolo ha bisogno di almeno 4 settimane per adattarsi a un cambio di volume di allenamento. Il tendine ne ha bisogno 16. Quindi se io voglio allenarmi 2 volte al giorno, non posso passare ad allenarmi 1 volta al giorno ad allenarmi tutti i giorni 2 volte. Dovrò farlo in maniera progressiva. Un altro aspetto è che riduce i tempi di recupero. I tempi di recupero diventano sempre minori, quindi dobbiamo gestire benissimo il recupero. E qui in descrizione ti metto un video su come accelerare il recupero, perché altrimenti il rischio è quello di non dare il tempo alla supercompensazione del nostro corpo e quindi di stressarsi inutilmente. Un altro aspetto negativo dell'allenarsi 2 volte al giorno è che aumenta la monotonia, perché purtroppo io vi conosco, mi conosco, vi conosco, cari amici ciclisti. Il ciclista pedala, punto. Quindi se da domani scopriamo che allenarsi 2 volte al giorno permette di vincere le gran fondo, la gente pedala 2 volte al giorno. Il problema è che questo aumenta di tanto la monotonia e la monotonia, uno, distrugge la passione per l'allenamento, perché un allenamento monotono è uno, due, tre, poi non ci piace più. Due, crea uno stimolo che è sempre ridotto, si dice la legge dell'accomodamento dello stimolo o low accommodation stimuli, che a stimoli sempre identici il corpo risponde con risposte sempre più basse. Si raggiunge una forma fisica stagnante della quale non si può uscire. Per cui allenarsi 2 volte al giorno sì, ma come? Allora, ci si può allenare 2 volte al giorno? Assolutamente sì. L'importante è gestire bene la cosa. Per esempio, se vogliamo aumentare la capacità di la potenza lipidica, al mattino facciamo un allenamento intenso, tipo un HIIT, quindi un allenamento a interval training, che permette di fare una profonda deplezione del glicogeno. Non andiamo a consumare carboidrati durante la giornata, la sera facciamo invece un allenamento di volume, bassa intensità di volume, il glicogeno sarà già basso, andremo a forzare quindi degli adattamenti a livello di potenza lipidica. Vogliamo invece allenare la forza e la resistenza aerobica? La mattina alleniamo la resistenza aerobica, il pomeriggio alleniamo la forza, lasciamo almeno 6 ore di tempo fra una e l'altra per evitare il concurrent training e sfruttiamo anche il ritmo circadiano, che ci permette, che è il nostro orologio biologico, che offre dei benefici massimali per la resistenza aerobica al mattino e per la forza alla sera, e quindi riusciamo a fare 2 sedute diverse nella stessa giornata. Quello che dobbiamo evitare è di allenarci la mattina allo stesso modo, la sera allo stesso modo per tutta la settimana. Quello assolutamente non serve a nulla,
a meno di specifici allenamenti per l'ultra cycling che però esulano da questo contesto. Per cui ci si può allenare due volte al giorno? Assolutamente sì, con intelligenza però, altrimenti stiamo solo sprecando tempo e stiamo accumulando volume e spazzatura, cioè stiamo pedalando, siamo stanchi, ma non siamo assolutamente allenati. Ora, se il video ti è piaciuto, metti il mi piace, condividilo con i tuoi amici di pedalate e qui ti metto tre suggerimenti, come sempre. Qui sotto trovi un video su ci si può allenare tutti i giorni in bici, quindi prima di parlare ci si può allenare due volte al giorno, andiamo a vedere se ci si può allenare almeno tutti i giorni in bicicletta. Qui ti metto il nostro link al servizio di allenamento. Vuoi ottimizzare i tuoi allenamenti e vuoi far incastrare i vari allenamenti allenandoti anche due volte al giorno? I nostri preparatori atletici, tutti laureati in scienze motorie e specializzati nel ciclismo, sono a tua disposizione per supportarti nel tuo programma. E qui metto il tasto iscriviti. Se il video ti è piaciuto e vuoi rimanere aggiornato sui prossimi Bike Italia Talks, iscriviti e verrai quindi aggiornato e ti arriverà una notifica quando usciranno i nuovi Bike Italia Talks. Detto questo, ti ringrazio e ci vediamo appunto al prossimo Bike Italia Talks. Os.